psicologia è un insieme di discipline, di metodologie, di tecnologie che partendo dalla manipolazione di atomi e di molecole, quindi come mettere insieme gli atomi, come mettere insieme le molecole, come cambiare le loro proprietà, cambiare le caratteristiche del loro legame, cambiare le possibilità di processare materiali diversi, fatti di diverse molecole, di diversi atomi, permette di ingegnerizzare sistemi diversi, da sistemi inorganici come i metalli, le plastiche, i semiconduttori, a sistemi via via più complessi come gli organici, sino ad arrivare a quelli biologici. È chiaro che sviluppando questo tipo di metodi, che rientrano nella classe delle nanoscienze in generale, ci si può poi dedicare più specificatamente ad attività che vanno dall'elettronica dei semiconduttori ai metalli e ai materiali funzionali, alla biologia, ai medicinali nuovi, perché l'insieme di strumenti quando si lavora con atomi e molecole è sostanzialmente lo stesso. Non fa niente se, non è importante se si lavora con metalli o con chimica biologica, diciamo, ecco. Le applicazioni, credo sia più facile dire dove non sarà applicata la tecnologia nano. Noi dobbiamo partire da questo presupposto. Se riusciamo a controllare lo stato di aggregazione della materia, a qualunque livello di composizione, organica, inorganica, biologica, partendo da atomi e molecole, le applicazioni sono ovunque. Noi conosciamo quelle più tipiche, l'elettronica, i materiali ultraleggeri, la fibra di carbonio per le moto, per le biciclette. Alcuni processi chimico-fisici per noi materiali plastici o per la biochimica. Però in generale è prevedibile che questo sia un approccio talmente pervasivo che le future ingegnerie saranno tutte ingegneria a nanoscala e quindi le applicazioni saranno ovunque. Come chiedere adesso quali sono le applicazioni in ingegneria? Tutte. Qualunque cosa è ingegnerizzata. Si ingegnerizzerà a livello di atomi e molecole, quindi sarà un'ingegneria ancora più profonda, più fine. Ce ne sono decine. Gli occhiali sono ricoperti da film coating antiriflesso che hanno spessore di un centinaio di nanometri. Un telefonino di generazione ultima, un computer di generazione ultima, contiene CPU, circuiti integrati centrali con milioni di transistor per centimetro quadro. Le nuove creme cosmetiche hanno nanoparticelle per il trattamento della pelle che sono di poche decine di nanometri. Ovunque, le fibre di carbonio con cui sono fatti i parafanghi delle moto, le biciclette superleggere che si comprano nei negozi, quindi non è roba da Formula 1, sono fibre di poche decine di nanometri di spessore di grande lunghezza. Sono ovunque queste cose. Non ci sono tecnologie col salto. Sono tutte tecnologie che cambiano la nostra vita in maniera progressiva. Il telefono cellulare, direi che è l'esempio principale, ha cambiato la nostra vita, ma non possiamo dire che un giorno ci siamo accorti che c'era il telefono cellulare. Siamo arrivati, senza accorgersene, ad avere più telefoni cellulari che abitanti. E adesso, certamente, credo che nessuno riesca a uscire di casa senza avere il cellulare. Si ha la sensazione che, non avendo il cellulare, manchi qualcosa di fondamentale. In fondo, sino a 10 anni fa, noi uscivamo senza cellulare, è così che cambiano le cose, il computer è lo stesso. Non credo ci saranno rivoluzioni a meno di particolari eventi, ma in generale è una evoluzione lenta e continua. È chiaro che ormai le tecnologie artificiali sono arrivate al limite, quindi ora bisogna cominciare a imitare madre natura. Per adesso abbiamo usato delle architetture nostre artificiali. Ora abbiamo gli strumenti per manipolare atomi e molecole, vogliamo imitare la natura, siamo come i giapponesi 50 anni fa. Quando avremo imitato la natura alla perfezione, a quel punto cominceremo a creare noi sistemi possibilmente superiori a quelli naturali, ma questa è una cosa che richiederà 50 anni, credo. È assolutamente quella la strada da seguire. Quindi la, diciamo, genomica e proteomica sono delle priorità assolute. È corretto porsi il problema che ci possa essere qualcosa di pericoloso, però cerchiamo di essere chiari. Qualunque cosa usata male è pericolosa, il problema sta nell'etica dell'utente. Una tecnologia non è pericolosa per sé, una tecnologia è pericolosa se usata male. Io ho di fronte a me una macchina da presa, se lei la usa per colpirmi sulla testa, allora diciamo che la macchina da presa è un'arma. Il problema è sempre quello, è l'istruzione, l'educazione di chi usa la tecnologia. Non è tanto la tecnologia.
per sé la tecnologia non ha anima, quindi non è né buona né cattiva. Il suo utilizzatore la rende buona, mediocre o cattiva. Dunque, i costi della tecnologia si stanno abbassando proprio perché, avvicinandosi al mondo biologico, diventa una tecnologia energeticamente più economica, più avvicinabile ai sistemi biologici che sono poveri in generale, no? Basta vedere un laboratorio di biologia rispetto a un laboratorio di fisica, c'è un fattore di costo enorme di differenza, quello biologico è più economico. Quindi è una tecnologia che diventerà più sostenibile e poi dovrà essere messa a disposizione di tutti. Questo è un aspetto fondamentale, che è un aspetto politico, no? Ma dovrà essere fatto.